l'istituzione della direzione assistenziale in linea con quella della direzione generale, dentro quindi un quadro di condivisione della responsabilità strategica, della visione strategica dell'azienda sanitaria, è per noi modo di valorizzare il pieno contributo delle professioni sanitarie al buon andamento del sistema sanitario regionale. Certamente abbiamo grandi criticità che stiamo affrontando una a una. Negli anni più duri della pandemia non potevamo certamente immaginare le difficoltà che ci saremmo trovati dinanzi, soprattutto sul piano della sostenibilità finanziaria. C'è però anche un tema che riguarda la motivazione del personale dipendente, non soltanto quindi la remunerazione, che noi crediamo debba essere innanzitutto alzata per medici, infermieri, professioni sanitarie, ma anche proprio l'attrattività del sistema dal lato professionale, quindi per esempio percorsi specialistici anche per le professioni sanitarie, sia ospedaliere che territoriali, sia sul piano organizzativo che sul piano clinico.